Bentornati amici nel canale di Mariella Fantasy. Quelli inquadrati in questo momento sono gli orecchini che andremo a realizzare oggi insieme. Per cui preparatevi il materiale. Quello che dovete preparare è filato della Mondial Nilo numero 5 color bluette. Sempre del numero 5 cable. Ce l'ho anche ancora con l'etichetta del verde della Sesia, puro cotone, come vedete. Cable numero 5, marca Sesia, che ha proprio questi caratteristici colori fluo, molto molto luminosi ed estivi. Dopodiché un uncinetto numero 3, un ago lungo, un paio di monachelle, quattro perline, due per ogni orecchino e dell'imbottitura sintetica, ovviamente le nostre forbici. Allora, mettiamoci subito al lavoro e vi mostro come si inizia dalla parte centrale, quindi il corpo centrale del nostro orecchino. Prenderemo così l'arancione fluo e con un cerchio magico inseriamo il nostro uncinetto dentro e all'interno lavoreremo 6 maglie basse. Una, due, tre, quattro, 5, 6 maglie basse. Al termine prendiamo la codina, tiriamo, stringiamo. Adesso dobbiamo fare un giro d'aumenti. Il primo giro d'aumenti è tutto di raddoppi, per cui da 6 maglie basse di partenza, al termine del secondo giro d'aumenti, cioè del giro che viene appresso, è tutto di raddoppi, per cui ne otterremo 12. 2 maglie basse, dunque, su ogni maglia bassa di base, quindi una, due, prendo un po' di filo, tre e quattro, cinque, sei, 7 e 8, 9, 10, 11 e 12. Segue ancora un altro giro d'aumenti, dunque lavoreremo 2 maglie basse nella prima maglia bassa ed una maglia bassa singola, quindi lavoreremo un'alternanza tra una doppia ed una singola per un totale alla fine di 18 maglie basse. Quindi abbiamo detto 2, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12, filo, 13, 14 e 15, 16, 17 e 18. Terminate queste 18 maglie basse, adesso faremo 3 giri in ripetizione, per cui ripeteremo per 3 giri 18 maglie basse, contando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18. Questo è il primo giro di ripetizione. Ne dobbiamo lavorare altri due. Lavoriamo altri due giri di ripetizione e ci vediamo al termine. Terminati i tre giri di ripetizione, dobbiamo iniziare a fare la riduzione, un giro di diminuzioni, per cui l'ultimo giro di aumenti era costituito da una doppia e una singola per un totale di 18 maglie basse. Adesso invece ridurremo prendendo due maglie, una e due, e chiudendole insieme contando una e una singola, due. Al termine del giro otterremo 12 maglie basse. 3 singola, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Giunti alla 12ª maglia bassa, dobbiamo incominciare ad imbottire questa quasi pallina, per cui prendiamo un po' di questo cotone sintetico e più che possiamo cerchiamo di comprimere questo cotone all'interno di questa un po' più di una semisfera ormai, cercando di farne entrare il più possibile, anche se si allarga la trama non importa. Riuscendo a farlo entrare tutto in questo modo, riprendiamo adesso con l'ultimo giro di diminuzioni. Quindi riprendiamo l'uncinetto e stavolta ne prendiamo due per volta maglie, quindi una, attenti a non prendere anche l'imbottitura, due e chiudiamo, contiamo una perché al termine ne dovremo ottenere 6 maglie. Due, stringiamo forte. Tre. Quattro. Cinque. E sei. Agganciamo l'uncinetto ad una maglia che viene appresso, prendiamo il filo, prendiamo le forbici, tagliamo e chiudiamo così. A questo punto, poiché il foro è un po' più grande rispetto a quello dell'inizio, prendiamo l'ago, infatti come vedete ho lasciato il filo un po' lungo perché questo mi aiuterà a ricostruire la forma quasi del foro iniziale, entrando l'ago e il filo all'interno delle 6 maglie rimanenti, in questo modo.
tirando. In questo modo il foro si restringerà. Fatto, al termine facciamo un nodino di sicurezza e poi inseriamo nell'imbottitura l'ago, lo facciamo passare il filo dall'altra parte, magari un altro passaggetto così in modo da bloccare il filo. Dopodiché prendiamo le forbici, tiriamo leggermente il filo e poi tagliamo. E abbiamo ottenuto la parte centrale del nostro orecchino. E adesso dobbiamo andare a costruire questa rete. Come si fa? Prendiamo la pallina, prendiamo l'uncinetto, mettiamo via il filo arancione, non ci interessa più, e prendiamo stavolta quello azzurro, questo bluette. Allora, abbiamo davanti a noi uno dei fori. Il foro iniziale. Entriamo l'uncinetto nel primo rigo, nel primo giro, vedete, costituito da 6 maglie. Entriamo e lo facciamo passare dall'altra parte, così. Prendiamo il filo e facciamo un cappio, una catenella. Rientriamo nuovamente all'interno della stessa maglia. E lavoriamo una maglia bassa. Entriamo nell'altro foro e lavoriamo 2 maglie basse, quindi una e due. Tre e quattro. Cerchiamo di mantenerci sempre nel primo giro perché poi ovviamente a spirale va salendo. 6, 5, 6, perdono. 7, 9, 10. 11, la dodicesima la inserisco nell'ultima così da lasciare meno divario. Dopodiché entro nella prima maglia lavorata e chiudo con una maglia bassissima. Adesso lavorerò tutta una serie di archetti, 1, 2, 3 catenelle, salto una maglia, entro nell'altra accanto e chiudo con una maglia bassa. 1, 2, 3 catenelle. Salto una maglia, in quella accanto entro, e chiudo con una maglia bassa. Di nuovo, una, due, tre. Salto una maglia, entro nell'altra. Una, due, tre. Una, due, tre, salto una maglia, entro nell'altra. Una, due e tre, salto una maglia, entro nell'altra. Quando siamo giunti vicini al primo archetto, non dobbiamo chiudere con una maglia bassissima, ma 1, 2, 3, andiamo nell'archetto iniziale. E continuiamo in tondo il nostro lavoro. Una, due, tre, altro archetto. Uno, due, tre, archetto. Piano piano con le dita cominciamo un po' come una calza a girarla verso la nostra pallina. Ma continuate fin quando dalla base non avrete contato in diagonale,
che si sono formate 1, 2, 3 e 4, 4 spazi, 1, 2, 3 e 4, anche perché abbiamo bisogno che si crei questo disegno. Io continuo, appena sono giunta quasi al quarto spazio, mi fermo. Giunti, come potete contare benissimo dalla base 1, 2, 3, 4, ai quattro spazi in diagonale, vedete che siamo giunti quasi vicino alla cima. A questo punto entriamo nel foro precedente, il buco, il giro precedente, il foro finale, praticamente della sfera, in questa maniera. Prendiamo il filo e chiudiamo con una maglia bassa. Dopodiché cerchiamo l'archetto immediatamente dopo, successivo, prendiamo e chiudiamo con una maglia bassissima. Cerchiamo l'altro punto vicino al foro, entriamo, prendiamo il filo e chiudiamo con una maglia bassa, poi di nuovo l'archetto, prendiamo il filo e chiudiamo con una maglia bassissima. E continuate così per tutto il giro. Quando non riusciamo a bloccare tutti questi archetti. Mi sa che ho quasi finito. Ancora uno. Ecco qui, abbiamo terminato il nostro lavoro. A questo punto non ci rimane che lasciare il filo abbastanza lungo perché dobbiamo fare inserire le perline e poi il filo per la monachella. Quindi chiudiamo in questa maniera e adesso ci aiuteremo col l'ago. Quindi togliamo un attimo le forbici e tutto quanto, avviciniamo le nostre perline, prepariamoci anche la monachella, perché il nostro lavoro sta volgendo quasi al termine. Ecco qui. Prendiamo l'ago perché dobbiamo portarlo il filo proprio in prossimità del centro quasi, di uno dei centri. Rispettando questo, dobbiamo portare la perlina qui, vedete, vi regolate con l'altro foro sotto, quindi a questo punto ci portiamo col l'ago da questa parte e sarà qui che noi collocheremo la nostra perlina. Ecco, sfiliamo il filo dal lago, prendiamo una di queste perline che hanno la caratteristica di avere il foro abbastanza ampio. Ci aiutiamo alla vecchia maniera, entriamo il filo, lo usciamo dall'altra parte. A questo punto non occorrerà fare altro che bloccarla con ago e filo. E passare all'altro polo di questa nostra sfera. Aggiustiamo un attimino la pallina, ecco fatto. Giunti a questa estremità, blocchiamo il filo facendo un nodo, così. Dopodiché di nuovo, nuovamente sfiliamo il filo, ripetiamo la stessa operazione anche per quest'altra perlina. Anche questa naturalmente la blocchiamo e attenzione amici perché una volta bloccata pure questa perlina dobbiamo portarci al vertice, quello che stabiliamo noi vertice per poter far salire poi 9 catenelle e bloccare la nostra monachella. Per cui stiamo
Stabiliamo questo come vertice, questo punto. Ecco fatto. Mettete magari a piombo il filo, se vedete che sono un po' asimmetriche, correggete il punto d'attacco. Fate pendere nuovamente la pallina e se vedete che le due perle alle estremità risultano allineate col terreno, a questo punto vi fermate e dobbiamo prendere l'uncinetto numero 2. Agganciamo in un punto qualsiasi della nostra sfera l'uncinetto, prendiamo il filo e alziamo 9 catenelle, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Lasciamo un po' l'asola grande. Ok, prendiamo la monachella, facciamo passare il filo attraverso il foro della monachella e poi dopo nell'asola. Ok, stringiamo. A questo punto io di solito lo faccio passare più volte. Magari faccio anche un nodo così e magari anche un'altra volta ancora. Così magari robustisco l'attacco. Ecco fatto. Adesso prendo l'ago e si può dire che abbiamo terminato il nostro lavoro. Per poter nascondere il filo, non dobbiamo fare altro che con l'ago far passare, senza farlo arricciare, il nostro filo attraverso queste catenelle, senza tirare troppo. Dopodiché, giunti alla base, facciamo un nodino di sicurezza senza tirare. Ricordatevi di non tirare perché altrimenti si arriccerebbe il nostro pendente. Delicatamente stringiamo e dopodiché disperdiamo il nostro filo nella trama della nostra pallina. Entriamo di nuovo nella sfera e a questo punto abbiamo finito perché tirando leggermente il filo senza tagliare il resto, altrimenti tutto il lavoro se ne andrebbe. Tagliamo. Ed ecco a voi, amici, realizzato l'orecchino gemello dell'altra che avevo fatto prima. Spero che vi sia piaciuta la mia idea. Vi ho mostrato anche così en passant mentre lavoravo un anellino che ho voluto adattare ai miei orecchini. Se volete realizzarlo è semplicissimo, un anello magico. Sono dei punti grandi, in realtà invece dei soliti 4 ne ho fatti 5, 5 moduli intervallati da una catenella soltanto. E poi il giro dell'azzurro l'ho lavorato negli spazi costituiti appunto da una catenella, esatto, da una catenella ciascuno con una maglia bassa allungata all'interno del foro e poi chiusa e poi tre maglie basse passate sui petali, ripetete tutto il giro. Io ho fatto poi una catenella di 9 catenelle per la circonferenza del mio dito, poi ho preso una perlina col filo che rimaneva e l'ho cucita per creare così una sorta di
pandan a questi che sono gli orecchini. Gli orecchini dell'estate che ho voluto chiamare orecchini Santos perché mi ricorda tanto il pallone, il Super Santos, quello che si acquista, è leggero e serve per giocare in spiaggia, al mare e con gli amici. Visto che è estate, mi è piaciuto ricordarlo. Adesso vi saluto da Mariella Fantasy, è tutto. Speriamo che vi sia piaciuto e scrivete nei commenti. Ciao amiche!